In discoteca hanno trovato collocazione e posto di lavoro due personaggi. Il cubista maschio, da un decennio c'è. Quello tutto abbronzato, dei pantaloni in pelle, degli addominali scolpiti. Grossissimo, però lo vedi. Ciao, come ti chiami? Mattia. Poi c'è la cubista, sono delle donne meravigliose con delle gambe, dei fisici. Tu le vedi da lontano e dici, madonna, guarda che polpacci, guarda, guarda le caviglie. Camminano verso il cubo, si avviano, le vedi che camminano in questo modo. Che uno dice, poverina, questa si è cagata addosso. Invece hanno le scarpe della Termozeta. Non so se vi siete mai viste voi donne con le zeppe, avete quattro dita sopra, il mignolo morto senza sangue, appoggiato fuori, tutto legato. E ogni tanto il mignolo, vedi che si gira e dice, per favore andiamo a casa. Nelle discoteche di adesso hai a disposizione per ballare un metro quadro. E tu continui, dance, what you wanna dance? Do you wanna dance? Ah 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 ah. Do you wanna dance? Dopo tre ore sei sudato fradicio, hai una sete, vedi il bar che è lontanissimo, però in un tavolo del privé vedi 12 bicchieri di vodka gelata. What you wanna dance? Li prendi tutti, una sera li ho bevuti tutti. What you wanna dance? Ah ah ah. Do you wanna dance? Ah. Gli dico a uno, scusa il bagno, bella di zio. Fanculo, bella di zio. Dov'è il bagno? Di là. Vedo là in fondo, in mezzo alla gente. What you wanna dance? Ah. Do you wanna dance? Dopo mezz'ora di tragitto arrivo, leggo, donne, minchia. Scusa, gli uomini da quella parte. Rifaccio la fila, what you wanna dance? Ah! Non ce l'ha fatta più, gli ho pisciata uno sui jeans. Lui si gira e mi fa, si suda, figa, gli ho detto io. Verso le 2:30, il cinquantenne non ce la fa più, vuole andare a casa, ma non trova il suo migliore amico, perché è sempre in giro. Dove sei? Voglio andare a casa, non ce la faccio più. Per favore, andiamo a casa, sono le 2:30, what you wanna dance? Esci dalla discoteca e vai verso il parcheggio. Il parcheggio di solito è a 300 metri. Quando esci, ti incammini, mentre cammini senti. Dici. Cos'è, un UFO? No, sei tu che hai il timpano lesionato perché sei stato 4 ore a fianco alla casa. Non riesci a parlare neanche col parcheggiatore. Dov'è la mia macchina? E intanto sei in. Dov'è la macchina? Lui si gira e ti fa. Poi arriva il tuo amico, ti prende la tasca, andiamo a far colazione! La macchina, colazione! Dove? È tutto aperto! Non capisci più niente, vai fuori da una pasticceria, panetteria, alle 4 del mattino, sei in fila, fermo in fila, da mezz'ora, e in fondo alla fila senti. Cappuccio, abbrio. Cappuccio, pomolone, sì, vuoto, ah, cappuccio. Cacao, sì, buona. Una volta ho visto un pasticcere andare da uno dalla fila, tocca a te! Cappuccio e brioche alle 4 del mattino è buonissimo. Dopo che hai bevuto 4 vodka orange in discoteca, nell'intimità del tuo letto verso le 8 del mattino, per mezzo di una reazione chimica naturale, quando ti giri, fai una scoreggia soltanto, una. Senti proprio. Che anche la trapunta dice, eh no, questa non ce la faccio neanche io, prendi solo. Prendi la macchina per andare a casa. Mentre guidi il tuo amico mette la radio. What you wanna dance? E tu, cappuccio, mio. Do you wanna dance? Cappuccio. Faccio un brioche, due. Si affianca la macchina dei carabinieri. Do you wanna dance? Cappuccio, brioche. Do you wanna dance? Cappuccio. Loro vedono che sei stonato. Ti fermano.
Non c'è mai un carabiniere della zona dove ti trovi. Scendo dalla macchina. Entrambe voi due. Dove stiamo andiamo? Qual è il soggetto? Provi a dare delle spiegazioni, maresciallo, guardi che siamo bravi ragazzi, stiamo tornando a casa. Lascia stare chi siete, chi non siete, che anche noi non abbiamo il tempo di stare qua a terci cristallare, forza! Esci patente e libro! Probabilmente una volta ho perso la patente in discoteca e gli ho detto, maresciallo, guardi che forse la patente l'ho smarrita. Lo so! Non tutte le ciambelle riescono con il buco. Io l'ho guardato e ho detto, di 28 ce n'è uno. Ha chiamato rinforzi fino alle 4 del mattino, rosso di sera, bel tempo si spera. Loro cercano di prevenire l'incidente del sabato sera con la macchina, noi provano a darti spiegazioni. Ammettiamo che uno di entrambe voi due questa sera è uscito dal luogo della divertimentazione e ha alzato un pochino l'omero. Allo stop sopraggiungente arriva un altro mezzo veicolato con all'interno quattro medesimi stessi. Entrambe voi otto, ma il cazzo dici 4 più 2 fa 6. Non vi fermate allo stop? Succede quello che succede. L'indomani siamo noi che andiamo dai genitori e gli diciamo è successo.